Tu, insomma, sei notoriamente un ragazzo sereno, tranquillo, che apparentemente non tradisce emozioni, però ti chiedo di raccontarmi che cosa hai provato e se questa accoglienza un po' ti responsabilizza e ti intimorisce un po', diciamo così. Ma è difficile da descrivere un'accoglienza del genere, quindi bisogna viverla. E sapevo che Napoli, so che Napoli è una città così, però quando lo vivi è completamente diverso. Devo ringraziare tutti i tifosi perché comunque ho già capito molte cose dopo il mio arrivo e quindi spero di fare sempre meglio in campo. Quindi immagino che avrai capito anche l'importanza della partita, non solo per la classifica di domenica sera, perché insomma, le partite contro la Juventus a Napoli sono estremamente sentite. E ti chiedo se sei pronto a giocare, se vorresti giocarla questa partita e dalla tua esperienza di questa prima parte di campionato, secondo te quali sono le proiezioni del Napoli? Ma questo lo sa il mister, decide il mister, quindi sono scelte sue. Io ho sempre giocato fino all'ultima partita, quindi fisicamente sono pronto, però è una scelta che spetta a lui. Mediaset, Proiezioni del Napoli? proiezioni del Napoli? Ma pensiamo partita per partita, domenica abbiamo una grande sfida, quindi siamo concentrati a domenica sera. Ciao Manolo, ben trovato. Allora, tu sei un po' come il toro che vede rosso quando vedi il bianco-nero, perché nelle ultime due partite hai segnato sia con la Juve che con l'Udinese, quando hai indossato le ultime due volte la maglia blu cerchiata. Non c'è due senza tre, sei pronto anche per dopodomani. Ah, pronto, sono sempre pronto, quindi bisognerà vedere. Comunque il gol è importante fino a un certo punto, l'importante è la vittoria, quindi che arrivi un mio gol o un gol di un altro mio compagno, indifferente, l'importante è vincere. E invece sul ruolo, perché insomma, tu sei molto duttile, puoi ricoprire tutti e quattro i ruoli del 4-2-3-1 di Benitez, però insomma, guardando un po' le statistiche, hai segnato 7 reti, giocando molto spesso da esterno d'attacco e ricoprendo anche diciamo, la fase di difensiva, quindi questa non è cosa da poco, significa che sei comunque un giocatore abituato. Ecco, ti chiedo, quando è che hai imparato davvero a fare la fase difensiva? Anno dopo anno, giocando sempre in quel ruolo, comunque migliori sempre, quindi se sono qua anche merito di tutte le partite che ho passato, che sono cresciuto e con il mister ho già parlato, quindi deciderà lui dove impiegarmi. Sport Italia. Ciao Manolo, ben arrivato, in bocca al lupo. Come Strinic, anche per te questa maglia può essere la scelta della vita, il momento più importante della tua carriera. E poi ti chiedo ovviamente anche un pensiero su Benitez, i primi giorni che hai trascorso con l'allenatore. Ma Napoli è una grandissima società, una grandissima città, con un grande allenatore, grandi giocatori, quindi è stato facile per me. Corriere del Mezzogiorno. Sì, buongiorno. Una domanda per Riccardo Bigone e poi un'altra per Gabellini. Premessa, la finestra sul mercato è sempre aperta e ovviamente lo sappiamo. Se dovessero esserci delle cessioni, è ipotizzabile che in questo mercato di gennaio, che è ancora abbastanza lungo, ci possano essere altri acquisti. Mentre a Manolo Gabellini, come diceva prima Ugolini, lei è arrivato, mille tifosi ad accoglierla. Lei ha giocato in piazze importanti, ma forse non importanti, anzi senza forse, fino a questo punto. È evidente che qui a Napoli c'è parecchia pressione. La pressione così forte è qualcosa di negativo o può essere anche un'arma a doppio taglio? Grazie. Allora, hai detto bene, il mercato è sempre aperto, in generale, quindi figuriamoci nel mese dove le operazioni sono possibili. Quindi in linea di massima non si può dire se e cosa succederà da qui al 2 febbraio, perché appunto il mercato spesso propone alternative e occasioni che magari non avevi preso in considerazione fino a quel momento. Però va detto che in questo momento, allo stato dei fatti, gli obiettivi che avevamo in mente e che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti. Quindi con l'acquisto a titolo definitivo di Strinic e Gabbiadini, il Napoli ha chiuso due esigenze tecniche del momento, ma soprattutto ha lavorato anche per quanto riguarda il futuro, perché sono due calciatori che faranno parte di questa squadra anche negli anni futuri, perciò
abbiamo unito alla necessità, diciamo, riparatoria, tra virgolette, del mercato di gennaio, anche un'esigenza di programmazione per il futuro, andando ad acquistare due calciatori che seguiamo da anni e direi anche con una certa tempistica ottimale, dato che il 5 di gennaio a mezzanotte e un minuto abbiamo depositato i due contratti, quindi eravamo, diciamo, pronti all'apertura del mercato con i due colpi che avevamo in mente di fare. Poi, come ho detto un minuto fa, quello che succederà da qui al 2 febbraio non lo posso sapere, perché nel futuro le occasioni possono arrivare e lì resteremo eventualmente pronti ad agire. Le cessioni? Sulle cessioni fa parte della risposta, cioè dipende da cosa succede nel corso del mercato. Può succedere sempre di tutto. In questo momento non è in previsione di far uscire altri calciatori, però non si sa mai, quindi la rosa voi la conoscete molto bene, il numero della rosa è sempre stata costruita così la squadra, cioè con un numero molto limitato di calciatori per cercare di avere sempre tutti attivi e coinvolti nel progetto. Abbiamo avuto qualche defezione per colpa di qualche infortunio, quindi far uscire calciatori in questo momento non sarebbe possibile, a meno che di altre entrate, perciò dipende dal mercato. A Napoli lo sapevo già da prima che c'era molta pressione, quindi è una cosa che sono pronto a caricarmi sulle spalle e voglio sfruttarla nel lato positivo, quindi è una cosa che sono pronto a prendere. Gazzetta dello Sport. Lo dico subito, ne ho due, quindi vado lentamente. La prima è di carattere personale, perché Manolo Gabellini, classe 91, oggi c'è un 91 come Simone Zazza, che tu ben conosci, che diciamo è un po' il titolare della nazionale, c'è un 90 come Immobile, che anche lui possiamo definire titolare, Balotelli ha già giocato un mondiale. Può essere Napoli per Manolo Gabellini l'occasione per mettersi al pari con questi giocatori che ben conosci, perché poi li hai affrontati anche nel corso della tua carriera nel settore giovanile? Cioè, puoi immaginare di passare da un azzurro all'altro in chiave anche abbastanza stabile? No, su questo a dire la verità non penso, penso solo a far bene con questa maglia che mi trovo davanti e la nazionale è una conseguenza, però prima il mio pensiero va solo al Napoli. L'altro invece si aggancia a quello che ha fatto Massimo Ugolini, perché tu le hai affrontate praticamente tutte, anche la Juve, ti manca solo la Lazio, ma credo che Lazio-Sampdoria un occhio gliel'avrei dato. Sinceramente, a parte il pensare partita per partita, arrivi a Napoli pensando che il Napoli con il tuo apporto possa raggiungere che cosa, quale obiettivo? Ah, no, forse questo non ci penso, perché qua siamo abituati a pensare partita dopo partita. Abbiamo una grandissima sfida domenica, quindi abbiamo la testa solo per quello. Radio Rischi, ciao! Ciao Manuel, eccoci qui. Eccoci. Fai bene e hai ragione quando dici che bisogna pensare partita dopo partita e che partita, insomma, ci sarà domenica sera con la Juventus. Però, sino a questo momento, una tua idea su questo campionato te la sarei fatta. Credi davvero che queste due squadre, Juventus e Roma, abbiano qualcosa in più, oppure con tutto un girone di ritorno c'è la possibilità di poter recuperare e di poter centrare, perché no, la Champions League senza passare attraverso i preliminari? Ma il calcio è bello per questo, perché comunque mancano ancora tante partite e quindi non si sa mai. Noi lavoriamo giorno dopo giorno, partita dopo partita, e a fine campionato guardiamo la classifica e tireremo le somme. Hai già fatto un bel giro per la città di Napoli, hai visitato probabilmente diversi posti dove andrai a vivere presumibilmente, e allora ti chiedo il tuo impatto con la città, come è stato al di là dell'aeroporto. E poi Lorenzo Insigne ieri ha detto delle cose molto piacevoli anche sul tuo arrivo a Napoli. Avete giocato insieme in Under 21, quindi aspetti anche il suo rientro in campo. No, Napoli la conoscevo comunque, sono italiano, quindi conosco bene o male la maggior parte delle città e sapevo che era una bellissima città, e per ora l'ho vista ancora poco, perché comunque sono arrivato da poco e penso soprattutto al campo, e questa è una cosa che ci penserò col passare del tempo, mentre sulla casa anche questo è presto, sto pensando ad altro ora. Repubblica. Su Insigne mi dispiace quel che gli sia capitato, però comunque fa parte anche questo del calcio, e l'ho visto stamattina e sta già correndo, quindi ha molta voglia di tornare e non vedo l'ora di tornare a giocare con lui.
Repubblica. Sì, eccomi. Ciao, buon pomeriggio. No, volevo chiederti, da qualche giorno ti stai allenando con i tuoi nuovi compagni. Ci sono grandissimi attaccanti, Quinn, Caglion, Mertens. C'è un giocatore che ti ha colpito particolarmente, al quale magari potresti, al quale potresti imparare? Ma io comunque sono abbastanza furbo sotto questi punti di vista, perché come qualsiasi giocatore ha magari qualcosa in più di me sotto un certo punto di vista, magari un altro sotto un altro certo punto di vista, quindi cerco sempre di copiare le cose migliori loro e comunque farmele entrare in testa. Una per Riccardo, volevo chiederti della trattativa per Gabbiadini, era metà tra Juventus e Sampdoria, è stata una trattativa complessa, quanto è stato difficile convincere le due società? No, non è stata una trattativa particolarmente complessa. Io sono anni che seguo Manolo, come dicevo prima, e che quasi ogni sessione di mercato faccio un sondaggio con il suo agente, la situazione che era di Manolo, per capire un po' se c'erano i margini per arrivare alla sua acquisizione. In questa sessione di mercato si sono coincise una serie di situazioni che coinvolgono anche i club che erano prima proprietari del suo cartellino, e sono coincise abbastanza velocemente un po' i desiderata di tutti, quindi non è stata una cosa particolarmente difficile, anche perché noi eravamo molto motivati e molto convinti nel fare l'operazione. Quindi quando il presidente ha preso, diciamo, di petto la situazione, non c'è voluto molto a chiuderla. Canale 8. Una per il direttore, una per Manolo. A Riccardo chiedo, vedo una differenza, tu mi hai sottolineato nella prima risposta che davi che Napoli ha acquisito due giocatori a titolo definitivo. In questo mercato di gennaio, molto vivace peraltro, si stanno muovendo tutti i club importanti, vedo che però le altre si muovono in maniera diversa dal Napoli, cioè il prestito, l'occasione dell'ultimo momento, la colgono. Il Napoli invece ha un'altra strategia. Ti volevo chiedere come mai il Napoli è proprio posizionato su una linea diversa rispetto ai suoi competitor, cioè alle squadre con le quali lotta in classifica. E poi faccio già quello a Manolo? Ma lo chiedo, si sta parlando di te come di un giocatore che può giocare, sì, l'ha detto anche benissimo, in tutti e quattro l'attacco, ma che preferirebbe partire da destra col mancino per rientrare. È vera questa cosa o tu ti senti libero di dare il massimo in qualsiasi posizione? No, di sicuro io vengo da una squadra che giocavo a destra, quindi mi troverei vantaggiato, quello sì, però ho già giocato negi altri tre ruoli e quindi non c'è nessun problema. Sì, hai sottolineato un aspetto che per noi è comunque fondamentale. Il nostro è un club che ormai da anni ragiona sulla costruzione del gruppo tecnico, per quanto mi riguarda, anche in molti altri aspetti la società ragiona in questo modo, però per quello che riguarda le mie competenze è stato molto raro l'utilizzo del prestito in questi anni, perché si è sempre cercato comunque di credere in una idea e poi di portarla avanti. Tra l'altro, insomma, abbiamo molti esempi anche in casa di giocatori che magari ci hanno messo un anno o due ad affermarsi, ma noi siamo convinti che sui ragazzi bisogna lavorare, bisogna crederci, bisogna dargli fiducia anche nei momenti in cui magari inizialmente le cose non funzionano molto bene, perché si sa che adattarsi a una squadra nuova, spesso anche con stranieri, quindi oltre alla squadra anche un paese, una cultura diversa, ci vuole del tempo, ci vuole un po' di pazienza e fiducia, e perciò abbiamo pensato anche questa volta di andare, come dicevo prima, a risolvere delle problematiche contingenti, ma nello stesso tempo di lavorare sul futuro. Questo è il nostro modo di ragionare e credo che sia la strada migliore se si vuole avere la certezza di quello che sarà il futuro. Oggi Manolo, essendo classe 91, come si diceva prima, entra in un gruppo di 91 nella nostra squadra, dove ce ne sono 6 che possiamo definire potenzialmente tutti titolari, con una media età di 25 anni nel gruppo totale, perciò penso che il futuro di questo club dal punto di vista societario, ma dal punto di vista tecnico, sia comunque assicurato. Poi è ovvio che bisogna sempre migliorare, bisogna sempre cercare di fare di più, però insomma penso che
già la base da cui partiamo per il futuro è buona. Tipo Luna. Marco Di Bello, Tipo Luna Napoli, buonasera. Per Gabbiadini, arrivi praticamente a metà campionato, qual è il tuo obiettivo personale nei prossimi 5 mesi e perché la maglia numero 23? Ma l'obiettivo è quello di dare un contributo ai miei compagni e a questa squadra, sono qua per questo. E la maglia numero 23 è perché comunque l'11 era occupato e il 23 era quello che mi piaceva di più. Canale 21. Sì, una domanda per il direttore Bigon e una per Manolo Gabbiadini. Al direttore Bigon volevo chiedere se si sta valutando la possibile cessione di Hiller o in questo senso se il giocatore ha espresso una tale volontà. A Manolo Gabbiadini invece voglio chiedere la scossa, l'energia, l'effetto della vittoria della Supercoppa nello spogliatoio, se l'hai percepito e dove secondo te può arrivare il Napoli? La vittoria della Supercoppa dà molta carica, questo è poco ma sicuro, perché vincere ti porta sempre alla vittoria, quindi è sempre un bene questo. E come ho già detto prima, noi pensiamo partita dopo partita, quindi la classifica la guarderemo a fine campionato. Devo dire che in linea di massima, questa è anche insomma, un po' una soddisfazione di tutti quanti noi che lavoriamo intorno alla squadra, non ci sono calciatori che hanno chiesto di andare via in questa roba, anche tra quelli che magari giocano un po' meno, quelli che comunque magari pensano di avere meno spazio di quello che meritano o che vorrebbero. Questo sta a significare che il gruppo è coeso, che tutti quanti credono nella possibilità di fare qualcosa di buono quest'anno, non per niente insomma un titolo è anche già arrivato, intanto diciamo che la bacheca si è arricchita con la vittoria della Supercoppa, quindi il calciatore che hai citato, Gökhan Hiller, è tra questi, cioè non ha assolutamente espresso la volontà di andarsene, anzi Gökhan è un professionista esemplare che dà sempre il 100% anche quando magari non è chiamato in causa in maniera costante o diretta. Poi come dicevo prima, quello che succederà nel mercato non lo possiamo sapere da qui alla fine, però al momento non è un'ipotesi sul tavolo. Il Mattino. Ciao. La Juventus per Napoli e per il Napoli è una partita speciale, particolare, lo avrai capito da tante cose, ma lo è anche per te, perché la Juve è stata qualcosa di importante per te. Quanto sei rimasto male quest'estate quando speravi di tornare, di giocare questo campionato con la Juventus, e quanta voglia hai ancora di dimostrare che meritavi quella maglia? La partita di domenica è importante, però anche se giocassimo con l'ultima in classifica sarebbe forse magari ancora più importante, bisogna vincerle tutte, quindi questo non è un problema. E per il resto non ci sono rimasto male, adesso sono qua, sono super felice di stare qua a Napoli, indossare questa maglia, quindi non mi cambia assolutamente niente. Il Roma. Ciao Manolo. Allora, nel Napoli, però con un bigliettino da visita, come giustamente diceva il collega del Mattino, hai segnato alla Juve, hai segnato nel derby, però qualcuno, anche perché sei bergamasco, ma non è un'offesa, no? Non ti vede un po' esaltato quando segni? Secondo me il San Paolo ti farà cambiare idea, che pensi? Ma non lo so, io quando segno sono istintivo, non faccio niente, faccio qualcosa, questo è una cosa che non riesco a preparare, quindi lo vedremo. Teleclub Italia, poi l'ultimo. Sì, una domanda per Manolo e una per il direttore. Allora, Manolo, volevo chiedere, è chiaro che ci sono altri attaccanti che possono ricoprire il tuo ruolo, ma tu proprio tecnicamente, tatticamente, cosa puoi dare in più a questa squadra? Qual è la cosa in cui ti senti veramente più pronto? E poi volevo chiedere al direttore, premesso che magari il mercato per ora, per il momento è fermo e che ci sono solo delle attenzioni, delle voci tese, degli orecchi tesi, c'è un reparto in particolar modo sul quale vi concentrereste eventualmente se capitasse l'occasione? Comunque quello che sono, non mi piace parlare o fare promesse perché non fa parte di me. La cosa che posso
dire con certezza che comunque al triplice fischio la maglia sarà sempre sudata, darò sempre il massimo. Poi quello che verrà, verrà. E io sono fatto così, quindi preferisco far parlare il campo e basta. Direttore sul reparto. Ma ci siamo concentrati su due reparti, che era quello della fascia sinistra con l'acquisizione di Strinic e quella del reparto avanzato con l'arrivo di Manolo. E adesso mi rendo conto che il mercato sarà ancora molto lungo e che tra una settimana, 10 giorni si dirà il Napoli è fermo perché non sta facendo niente. Però noi le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. E in quei due reparti là ci siamo concentrati, in quei due reparti abbiamo acquisito. Poi ripeto, quello che succede non lo so nel futuro, perché può arrivare un'idea molto interessante in un altro reparto, magari la prenderemo in considerazione, però non ci sono reparti oltre a quelli in cui abbiamo già in cui siamo già intervenuti che hanno in questo momento necessità. L'ultima calcio Napoli 24. Direttore, eccomi, sono qui. Immagino nell'ultimo periodo lei sia stato spesso in contatto con Silvio Pagliari, che è l'agente di Manolo, ma non solo, c'è anche Giulio Donati tra gli assistiti appunto del dottor Pagliari. Ecco, il profilo del terzino del Bayern può essere un profilo interessante per il Napoli, magari in prospettiva futura, più per il mese di giugno, visto anche gli addii probabili, non certi, di Mesto e Maggio. Ma intanto gli addii di Mesto e Maggio non sono affatto probabili, perché comunque non è detto che non possano rinnovare o comunque rimanere qua. Nello specifico sì, si tratta di un calciatore sicuramente interessante che da quando è andato al Leverkusen ha fatto una crescita molto importante, sta giocando molto bene e sta facendo ormai da 2 stagioni cose importanti. In questo momento, come dicevo prima, non è una trattativa aperta né un'idea concreta. Sì, un calciatore italiano e quindi comunque interessante per noi, ma che valuteremo casomai nel futuro. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.